Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Sono Valerio Novara. È il 22 febbraio del 2009. A Los Angeles viene premiato Heath Ledger come migliore attore non protagonista durante la notte degli Oscar per la sua interpretazione di Joker nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. A ritirare il premio quella sera però non c'è l'attore, ma il padre, la madre e la sorella, che pronunceranno uno dei discorsi più toccanti della storia degli Oscar. Sì, perché l'attore era morto appena un anno prima, il 22 gennaio del 2008, all'età di 28 anni. È la mattina del 22 gennaio del 2008, il corpo di Ledger viene trovato da una domestica e da una massaggiatrice con il quale l'attore aveva un appuntamento intorno alle 3:30 di pomeriggio e viene trovato nel suo appartamento di Soho a Manhattan. Pochi giorni prima si erano interrotte le riprese di Parnassus, l'uomo che voleva ingannare il diavolo, e Ledger aveva declinato l'invito del suo amico Jerry Grenell ad andare in Irlanda per passare qualche giorno con lui ed era tornato a New York. Era esausto, l'amico racconta che non riusciva a dormire la notte, era stato rinchiuso dentro il suo appartamento di New York senza avere alcun contatto con l'esterno. Nell'appartamento non sono state ritrovate droghe, ma solo alcuni farmaci che gli erano stati regolarmente prescritti dal medico. Si susseguirono speculazioni nei giorni successivi, venirono fuori addirittura dei video in cui si sentiva la voce di Ledger anni prima, in cui diceva di aver fumato marijuana e che era insieme a delle persone che facevano uso di droghe, ma nessuna droga in effetti era stata trovata nell'appartamento, fino a che non venne fatta l'autopsia e venne insomma dichiarata la causa della morte per un mix di farmaci che gli erano stati regolarmente prescritti, dicevamo, ma che erano antistaminici, ansiolitici, insomma un cocktail potentissimo che aveva messo fine alla vita dell'attore a soli 28 anni. Lo stesso Jerry Grenell, insegnante di dizione, uno dei migliori amici di Ledger, racconta che in quei giorni era esausto e aveva avuto un principio di polmonite che non lo faceva dormire la notte. In più era disperato dopo la separazione con Michelle Williams, l'attrice di Dawson Creek, con la quale aveva avuto anche una bambina, Matilda Rose, e non riusciva ad accettare la separazione ed era disperato e infelice, così lo descrive il suo amico, e non riusciva ad accettare il fatto di stare lontano dalla sua famiglia, dalla sua compagna, da sua figlia, di non fare il papà a tempo pieno. Tutte queste cose lo portarono a un profondo malessere e sicuramente i farmaci non lo aiutarono a stare meglio e anzi tutti questi elementi lo portarono ad assumere tutti quei farmaci che poi lo hanno ucciso. Racconta la sorella che la sera prima di morire erano stati insieme, lei cucinava la cena, lui rideva, sembrava stare bene, finché insomma non le dice, erano le 8:30, dice devo andare, ci sentiamo domattina. E come se niente fosse, insomma, la sorella lo saluta dicendogli ti voglio bene. Fu la loro ultima conversazione. In più anche il manager e grande amico di Ledger lo aveva sentito la mattina del giorno prima, quando l'attore era al supermercato per fare la spesa per questa cena, e sembrava una persona totalmente normale, totalmente calma e tranquilla. È stato un momento straziante e inaspettato per tutte le persone che gli erano intorno, perché nessuno aveva capito fino a che punto l'attore stava male e fino a che punto aveva deciso di assumere, anche forse inconsapevolmente, tutti questi farmaci pensando di poter star meglio, ma che invece gli hanno causato la fine della sua vita. Una carriera sicuramente finita troppo presto, anche perché tra il 99 e il 2000 sono quelli gli anni in cui Ledger esce allo scoperto e si dimostra uno degli attori più promettenti del panorama di Hollywood. Nel 99 recita nella commedia 10 cose che odio di te, ma è l'anno successivo con la parte nel Patriota di Mel Gibson
che ci si rende conto della bravura di questo attore e che piano piano inizierà a entrare a far parte di numerosi film importanti fino alla consacrazione nel 2005 e alla sua prima nomination sia ai Golden Globe che agli Oscar nel film sentimentale drammatico Brokeback Mountain con Jake Gyllenhaal, uno dei film più belli secondo me di Heath Ledger e uno dei film più belli della storia del cinema, che esplorano forse per la prima volta questa diatriba sull'amore omosessuale, eterosessuale e sulla difficoltà di uscire allo scoperto per l'amore di un altro uomo. Insomma, arriviamo fino alla produzione e alla interpretazione di Joker nel Cavaliere Oscuro. Christopher Nolan lo sceglie, non voleva nessun altro per interpretare questo Joker, anche perché questo Joker aveva insomma un'eredità molto pesante da dimostrare, che era quella di Jack Nicholson nel primo Joker del Batman del 1990. E pensate che Heath Ledger è uno degli attori, fu uno degli attori che erano più meticolosi per la preparazione nei suoi ruoli. Pensate che per Joker studiò benissimo sia le movenze di Jack Nicholson nel primo Joker, sia cercò di dare una propria interpretazione anche visiva al suo Joker nel Cavaliere Oscuro. Tanti fan hanno affermato che le sue movenze di lingua, quando lui fa quelle smorfie e muove spesso la lingua, ha dei tic sul set e renderanno il suo personaggio di Joker molto convincente. E in totale reciterà solo 33 minuti, raccontano insomma le maggiori testate di cinema americane, che lui recita solo 33 minuti su 2 ore e mezza circa di film nel Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma in 33 minuti riesce a dimostrare tutta la potenza del personaggio e a dare una propria interpretazione, anche una propria umanità a quel Joker, che riesce ad accaparrarsi la nomination all'Oscar e ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Per entrare al massimo all'interno del suo Joker, l'attore rimase rinchiuso 43 giorni nel suo appartamento e riuscì a dormire pochissimo durante la notte. Molti sostengono che sia stato proprio la maledizione del Joker a portarlo ad assumere quel mix di farmaci e psicofarmaci che poi ne hanno causato la morte. L'interpretazione di Joker è rimasta nell'immaginario collettivo come una delle migliori interpretazioni della storia del cinema e, se vogliamo, ha anche oscurato la figura del protagonista Batman di Christian Bale, perché Il Cavaliere Oscuro è un film che parla a tutto tondo di Joker e che ce lo mostra in un modo che nemmeno Jack Nicholson ci aveva fatto vedere nel primo film di Batman. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia e se siete d'accordo con la teoria, insomma, quella che va per la maggiore, della depressione di Heath Ledger. Come al solito io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è anche azione, di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo storie, news e curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!